Maria, hai visto? È la mia. Guarda che bella. Beh, si distingue, Cioè, non è che ti compri una Lexus. Guarda. Con la croce di Malta. Ma che bella è. Ma dai. Aspetta che arrivo. Stella, stellina, son qui vicino. Tragedia. Meglio abbassare perché sennò il copyright mi martella ogni volta. Mamma mia. Sono già in quinta. Mi scade la patente. No! No! La patente non la vedi mai, non la controlli mai. Conviene controllare sempre la patente. Ti scade. Gli anni? Uff, sono già passati. Hai capito? Gli anni sono già passati. Zac! È scaduta. Bisogna andarla a rifare. E quindi, number one. O vado in Italia e me la faccio in Italia. E quindi sono 1600 chilometri più spesa della benzina, tempo e come si chiama spesa della patente, metti un 100, a meno che tu non la faccia con l'ASL. Prima che la fai con l'ASL, allora, oppure la faccio qua in Polonia. E tu mi dirai, ma falla attraverso il consolato. Non si può. Il consolato queste cose non le fa. Devi andare solo in un ente locale della motorizzazione civile e da lì fammi vedere questo cosa fa. Questi sono. E quindi fare la carta, la patente di guida polacca. Ce l'avevo già una volta, poi l'ho sostituita con una italiana quando quella polacca mi è scaduta e shit, è l'unica. Sono in profonda crisi. Guarda le luci. Ma dai. Appannano i finestrini? Non c'è problema. Apri un pochino il deflettore e voilà. In men che non si dica, l'appannaggio se ne va. Oh, cashmarci! Oppure il riscaldamento, attaccare potrai. E in un po' più tempo il problema risolverai. Las estrellas no tienen novio. Tan bonita como son las estrellas.
aguardano un galán que las remonta a su ideal Venecia. Todas las noches salen a las ricas, oh ciel de mil pisos, y hacen líricas señas a los mares de sombra que las rodean. Pero aguardar, muchachas, que cuando yo me muera, os raptaré una a una en mi aja de niebla. Frozen Lake in Dresden. Ecco di fatti il momento in cui serve, perché non lo riesco ad aprire. Accetta. Hai capito? Il gas 277, vuoi non metterlo? Adesso non so quant'è in euro, ma comunque poco. Per grill della Watts. Grill della Watts. Io la uso every day. E dopo, adesso la uso ogni giorno, ma dopo che magari faccio quei 2-3 mila chilometri, allora per un paio di giorni non la posso proprio, non la posso toccare, perché no, sento i ronzii del motore. Guarda, per tenere, sento i ronzii del motore proprio, no? Ecco che diventi il Bear Grill della Watts. Dopo 2-3 mila chilometri senti proprio il... shit, dà proprio questa cosa qua. Fino a quando la usi girando, it's ok, è sempre bello, è sempre piacevole. E... ciao! Si guardano la Watts qua, proprio qua un bicio patentato mi è venuto addosso con la Vespa, cioè guidavo la Vespa, questo qui non ha visto e mi è venuto contro. Ma come? Adesso funziona, ho la luce che funziona a intermittenza, a giorni alterni. Guarda, adesso funziona, è incredibile. Madonna voglia! Che bella! Stimati e stigmati wazzisti, amici miei cari, mi si commenta di essere negativo rispetto al mio amato Watts.
Potrei forse mai io essere negativo verso il mio mezzo? Sì, certo, riconosco i vari problemi che il mezzo riporta. Ma non per questo, miei stimati e stigmati cari wazzisti, io possa essere negativo verso la mia macchina denominata Watts. Riporto i problemi. Sì, certo, questo lo annuncio, ma non per questo. Amatissimi colleghi e scollegati, mi si comunica di non partecipare ai raduni dei wazzisti. È vero, non partecipo. Perché ritengo un espediente del popolo wazzista lo spettacolare. Guarda quello come si è fatto la macchina, guarda quello quanti problemi. Ah, ops. Ritengo pertanto di non partecipare ai convegni, ai raduni delle Watts, dei wazzisti, perché... Io stesso, sì, lo ammetto. Se vedo uno che è attaccato, c'ha anche la legna, dico, ma dove cazzo? Iscritti e futuri iscritti. Mi si commentare negativamente coloro che annunciano l'avere una Watts immacolata, immatricolata, miracolata, la Watts che viene dalla fabbrica aliena, la Watts che non ha problemi, ladies and gentlemen. Venite, signore e signori, venite a vedere la mia Watts. La mia Watts è l'unica che non ha problemi. La macchina che viene dalla fabbrica aliena. Ladies and gentlemen, mi si comunica che io commenti negativamente a personaggi che annunciano la loro auto come l'auto del secolo, la Watts che non ha problemi. Non è vero. Ecco, praticamente l'altro giorno non si accendeva, adesso si accende, capito? Cioè, probabilmente forse era entrata dell'acqua, che vedo comunque che è entrata dell'acqua. In questa qua no, ma in quella lì sì, è entrata dell'acqua. Comunque adesso funziona. Ma è una... Vedi? Qua io gli avevo dato quello delle ferrovie per la ruggine, no? Però purtroppo è saltato e quindi... E qui perché? Perché sarebbe da sverniciare totalmente e dargli il Cristo e dopo la Madonna di sopra, capito? Però dai, va bene, è una Watts, non è che la vuoi avere perfetta, no? Mi si accusa male, ma nega che io nega. Non è vero, non è vero.